Nel corso di questa intervista sentirete le parole divanetti. Esatto. Strobo. Strobo sì. Strobo sì. Velluto legato velluto, a sì, divanetti sì, perché sì. Con questioni igieniche, vabbè, comunque vabbè, discutibili. Vabbè. Anche secondo me domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio, assolutamente. Ma anche la VIP section? Beh, dipende, adesso questo dobbiamo poi chiedere. Poi anche specchi, incredibilmente specchi bravo. Più o meno fiume, però specchi cubi, assolutamente. Poi, sì. Quale altro elemento potrebbe? Puntine, vabbè. Puntine, puntine sì, puntine. Sì, se non si fosse capito c'è Max Pezzali in studio con noi. Eccoci, ciao a tutti. Ben arrivato Max. Grazie dell'ospitalità. Allora, questa canzone Discoteche abbandonate è solo per le radio. È solo per le radio, una cosa, dato che va a parlare di una cosa che riguarda un tempo, insomma, sospeso, no? Passato, anni 80, 90, 2000. Cioè, ho voluto fare un po' come allora. Cioè, si va nelle radio, parte il lunedì la programmazione e non c'è, diciamo, sulle piattaforme, quindi almeno per l'inizio, quindi arriverà, però per ora solo CD singolo, quelle cose lì come una volta. Ma per citare un po' quel mondo, fondamentalmente, che era un mondo di questi enormi locali, più o meno grandi, per poi c'erano anche quelle piccole, però luoghi che hanno rappresentato tantissimo per la generazione cui appartengo io, ma anche per altre, e che oggi sono lì, no? Abbandonate come se fossero dei simulacri di una civiltà che non c'è più, ecco. Molto, molto bello, perché poi uno pensa, beh, alla fine le discoteche di allora hanno rappresentato anche un fattore culturale importante, sono i luoghi dove magari per la prima volta abbiamo visto, che ne so, delle rappresentate delle cose che non vedevamo normalmente in provincia a quei tempi, no? Non so, numeri anche di attrazioni, di DJ che arrivavano da fuori. Insomma, culturalmente forse, ecco, la mia generazione, io non esisterei musicalmente se non avessi ascoltato la musica di quelle discoteche. E poi la cosa affascinante che citavi, che menzionavi tra le righe, è che poi esistono ancora, nel senso che non sono diventate mobilifici. Esatto, cioè, non sono diventate perché mobilifici. Perché i muri sono lì. Sono lì a rappresentare, anche perché erano fatte in modo da non poter essere altro. Cioè, molte di loro erano nate proprio come discoteche, quindi con delle forme, degli spigoli incredibili. Mi ricordo delle console con sotto dei diamanti di cristallo, delle robe che sobria, dice, bella. Soberrime. Però, cioè, che uno dice che come le riconverti, certo, anche volendo. Sì, esatto. Cioè, cosa ci fai? Cosa ci puoi fare? Però era il coraggio di tanti imprenditori anche della provincia che volevano far vedere di essere più bravi, di fare una cosa più bella, di avere il repertorio più bello e anche proprio il locale più bello. Tu dov'è che andavi? Ma io allora ho cominciato nelle discoteche urbane della mia città, che erano, cioè io sono di Pavia e c'erano due discoteche, vabbè, poi c'è una canzone con un 106 farmacie. Le farmacie sono rimaste, anzi forse sono aumentate, le due discoteche hanno chiuso. però andavo, queste qua erano in città, si chiamavano Docking, non so l'etimologia, Docking, to dock, vabbè, comunque, okay. E Celebrità, che era, okay, poi ha cambiato nome, Matisse, eccetera. Ed oggi sono diventate fondamentalmente dei garage, perché anche lì la riconversione, sono in basso, sono sottoterra, sotto i palazzi, cosa ci fai? Parcheggi. Chiaro, esatto. Sì. Però c'è la console, magari. Sì, magari, esatto. A tempo di musica. Vai a pagare il ticket mettendolo in console, come l'exit una volta che si portava uscire, vedi, esatto, la drink card, verissimo. Vedi, c'era anche vabbè, approfondiremo ancora, anche perché ci sono tante altre cose di cui parlare del live, c'è anche un documentario che sta in lavorazione, insomma tante cose su Max Pezzali, ma non possiamo non anche andare un po' indietro. Esatto. Diverso, tranne noi, Max Pezzali su RTL 102.5 alle 15:15 minuti, siamo tornati indietro, andremo ancora più indietro, ma poi andremo avanti, però il viaggio è questo, certo. Perché le discoteche abbandonate ci portano comunque sia al passato, esatto, ma anche al presente, ma tu l'hai visti questi ruderi? In alcuni casi sì, passando specialmente nelle aree artigianali eccetera, volevamo realizzare dei contenuti apposta in queste discoteche abbandonate, ma nel 99% dei casi è impossibile ottenere i permessi di entrare, proprio perché sono pericolanti. Sì, cioè devi o vai dentro proprio tipo illegalmente, però è difficile realizzare un contenuto, cioè sai, se devi fare una foto è una cosa, perché sono pericolanti, ci sono un sacco di regolamentazioni, le assicurazioni non coprono, quindi sono posti che sono difficili anche da vedere proprio. Però mettono tristezza a vederli così. Sì, mettono tristezza perché vedi proprio anche poi il degrado appunto dell'abbandono.
abbandono, le scritte sui muri inutili, le cose, cioè proprio e vedi come come quello che è grande, importante in un'epoca, poi bastano, basta che passino 20-25 anni e perde di importanza. È proprio come, non so, le civiltà, no? Che una volta erano certo, grandiose, cioè poi a un certo punto cambia tutto e decadono anche loro. Mi ha fatto molta impressione vedere queste immagini. Sono le nostre ziggurat. Esatto, le nostre ziggurat. Ecco, vedete, qui avvenivano i sacrifici umani, no? Qui limonavano male. Qui imparavano a limonare, esatto, che è peggio di limonare male. Se arrivi che non sei pronto al primo limone, si vede proprio che sei un cretino. Quindi salutiamo i primi limoni. No, nel video di Discoteche Abbandonate ci sono tutte delle frasi in sovraimpressione, sì, dei di grandi DJ, no? Che esatto, hanno vissuto quell'epoca e l'hanno resa grande, ma erano DJ non quelli del, cioè sono diventati grandi dopo, sono diventati iconici, ma erano DJ che era prima dell'epoca dei DJ con i jet privati, non so come dire, sì, no? Certo, sì. Erano i DJ con le station wagon cariche di valigie di dischi, certo, che andavano di locale in locale e che non vedevano l'ora di far sentire alla pista del locale dove andavano l'ultima figata che avevano trovato, cioè era anche proprio un modo per trasmettere la propria capacità di trovare le cose giuste, di interagire con la gente, cioè era un altro tipo di, non so come dire, era un altro modo di fare i DJ. E quindi tutti questi qua che vengono, appunto, che dicono la loro, perché hanno di fatto ci hanno dato la possibilità di mettere una loro frase, no, per raccontare dal loro punto di vista quell'epoca, no? Dal punto di vista di chi era in console, che è una cosa meravigliosa. Forse quella cosa lì dipende proprio anche dal tipo di musica che c'era. Certo. Cioè, adesso, condividendo anche molti autori, molti artisti, finisci per avere un suono abbastanza compatto. Assolutamente. Se fai il disc jockey, ti voglio far sentire il mio gusto, assolutamente, la mia scelta, assolutamente, e quindi è una mia firma, no? Esatto, un po' quella roba perché lì. Il mettere assieme in una certa sequenza quelle cose è una firma solo mia. Cioè, sì. Il prodotto di partenza può essere magari uguale, ma come lo assemblo e cosa faccio diventa un'altra cosa, no? E quindi è straordinario. E non era, ed era una roba che non era instagrammabile, tra virgolette, no? Non c'era, certo, quando adesso vedi Peggy Goo, che cioè, capito, tutto figo. Che no, lì era proprio, era lavoro pesante, sì, no? Sì, cioè, vero, dovevi tenerli tutti in pista. Cioè, se ne andavano era il panico, dovevi cambiare. Era bellissimo per certi versi. E invece adesso è una canzone che era bellissima già nel 92, ma è ancora adesso, raccoglie ampi consensi, quindi se siete in condizione di alzare il volume fatelo, perché qua si canta. Adesso tu mi devi spiegare, nel 1992, l'hai scritta qualche anno, sì, mese sì, sì, prima sicuramente, certo, che cosa è successo quando questa canzone è uscita? Perché col senno di poi, con gli anni, ha avuto parecchio, come dire, parecchio riscontro. Sì. E secondo me si è presa anche un po' una rivincita. Ma sì, perché di fatto era una roba da matti, no? Nel senso che era una canzone che non aveva alcuna ragione di esistere sulla carta prima, perché uno dice, ma come cacchio hanno ucciso l'uomo ragno, vuol dire niente, anche perché appunto era nata in maniera strana, proprio perché non avevamo un testo e non riuscivamo a far, cioè avevo tutta la melodia, tutto pronto eccetera, non veniva il testo, e a un certo punto è venuta quella frase lì, hanno ucciso l'uomo ragno, chi si è stato non si sa, ho detto, o è la più grande cavolata dell'universo totale, però dato che erano tre giorni che non veniva che fuori non niente, che non, ho detto proviamo a seguire questa strada. E così è rimasta, ma tipo un anno e mezzo, forse due, prima dell'uscita. Poi a un certo punto, quando uscì, sai, ma com'è possibile? Improvvisamente cominciarono a suonarla tutti, diventò. Quindi ho capito solo allora che poteva avere un senso, ma fino ad allora ho detto no, questa è una follia pura, no? Cioè, correggimi se sbaglio, ma tutto quello che c'era in quel periodo lì, che era uscito nello stesso, sì, anno, era completamente diverso. Assolutamente diverso. Era una roba che sembrava arrivata da veramente da un altro pianeta e non necessariamente abitato, migliore, non so come dire, no? Cioè, cioè dice, arrivano gli alieni da una civiltà superiore, no, magari possono arrivare anche da una, cioè che per caso sono lì, e quello era il caso, e invece poi piacque tantissimo questa roba, ma a un livello che non, oggi non sarebbe spiegabile, perché non c'erano i social, non c'erano, quindi è partito il tam-tam delle radio di fatto, no? Era una roba che andava bene per quel momento lì, nessuno sapeva perché, andava bene, è entrata così, punto.
appunto. Va raccontata anche un po' la storia degli 883, no? Sì, verrà raccontata perché tra l'altro appunto hanno già finito di girare, stanno montando una serie che andrà in onda su Sky a ottobre, credo che la mandino in onda. Sono 8 puntate di questa storia degli 883 sostanzialmente, quindi chiaramente un po' romanzato, cioè perché in tutte le serie poi prendi dalla realtà e poi dopo devi, però è molto molto interessante. Io ho visto i primi 3 episodi montati e devo dire che fa molto ridere, ma anche fa molto pensare, perché racconta di un mondo un po' estinto e è molto bello, molto bello. Ma interagisce con il giovane te come hai fatto nello spot? No, lì lascio fare a lui, al giovane che tra l'altro è un attore bravissimo e credo che insomma è meglio lasciar fare a loro, perché è una storia completamente ambientata in quegli anni. Hai assistito al processo di casting? Hai detto lui mi assomiglia? No, loro hanno detto no, ma abbiamo fatto tutto. No, li ho visti quando erano già sul set, no? Quindi ti presentiamo, porca miseria, questo mi aveva studiato veramente bene al punto da inquietarmi, no? E tu hai fatto come Johnny Stecchino, non mi somiglia per niente. State con noi, torniamo tra poco qui con Max Pezzali su RTL 102.5. Sei un mito, 883 su RTL 102.5, Max Pezzali è passato a trovarci oggi perché c'è questa nuova canzone. Sono discoteche abbandonate e c'è anche un fumetto, no? Sì, c'è un fumetto che abbiamo realizzato, cioè ha realizzato, insomma, abbiamo interagito a distanza con Roberto Recchioni, che è uno dei più bravi, secondo me, sia autori proprio di parte testuale, sceneggiatori che disegnatori che ci siano in Italia. Lui ha fatto il grande cambiamento epocale in Dylan Dog, insomma, è veramente una mente, un'autorità nel settore e lavoriamo insieme da un po' ed è molto molto bello quello che stiamo facendo, perché c'è proprio molta empatia, no? Cioè comunichiamo lunghissime chat, no? è molto bello, l'ho visto recentemente, il lavoro finito ed è molto molto divertente. Ma tu farai il supereroe in questo comic book come il sogno di ogni bambino? No, qui sono più uno di quelli che vagano, no? Cioè come in The Last of Us, no? Okay. Modo che giri in una, senza i nemici, chiaramente senza le cose che ti saltano, però che giri in questa civiltà ormai decaduta e vai a ritrovare un po', l'eroe, diciamo così, va a ritrovare se stesso, quindi non un supereroe ma una persona normale che si trova alle prese con il proprio passato. E poco fa noi stavamo parlando, direi appassionatamente, anche di intelligenza artificiale, ma è strano che con tutta questa mania dell'intelligenza artificiale, quindi cose virtuali, cose che vengono messe lì e fa tutto lui, c'è un grandissimo ritorno ai fumetti. Sono veramente anche i supermercati pieni di manga, di fumetti. Ma perché fortunatamente è rimasta una voglia di analogico, cioè lì è il bisogno del materiale fisico, della carta, no? Abbiamo parlato per una vita della sostituzione, cioè il fatto che adesso tocchiamo vetro tutto il giorno, no? Cioè, tocchiamo il vetro dello schermo del telefono, tocchiamo quello del tablet, c'è un bisogno di toccare dei materiali diversi e il fumetto, come il libro del resto, il libro, la transizione al digitale completo non è mai accaduta nel mondo del libro, per fortuna, no? Per certi versi, poi gli alberi, ok, tutto quello che vuoi, però in linea di massima c'è bisogno di materiali reali, no? Il fumetto riempie questo bisogno. E tocchiamo ferro anche già. Esatto, ci siamo. È giusto, è vero. Sei superstizioso tu? Io leggermente, sì. Solo per alcuni argomenti specifici, dal calcio. L'Inter, giusto. Sì, il calcio, i concerti prima di salire, perché dove so che potrebbero arrivare dei fattori assolutamente incontrollabili, allora mi affido al potere dell'universo di salvarmi. Cioè, hai un rito propiziatorio, come diceva il mago Telma, oppure? Rito propiziatorio, no, io ho allora faccio tutta una serie di rituali prima di salire sul palco, prevalente l'ultimo, diciamo il più importante, è il segno della croce col microfono, okay, che è una cosa che però rumoroso, cioè che deve fare anche un po' male, no? E che si sente poi dal mixer di sala, cioè nel senso, boom, se sono aperto si sente questa botta, che è quello, no? Sì, veramente. E anche prova microfono per vedere se tutto. Sì, col fonico che mi dice cacchio tutte le volte. Bellissimo. E tra poco parliamo anche di quando ripeterà questi riti propiziatori, perché esatto, c'è un tour in arrivo.
Max Pezzali e J-Ax, sempre noi su RTL 102.5, 15.40 in the flight. Se dico che la vostra amicizia è più lunga di 30 anni, dico giusto? Sì, 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 è sì, giusto, sì. È almeno di 32 anni, 31-32 anni, sì. Che cosa, che, qual è il vostro vero punto in comune, al di là dell'aspetto anagrafico e delle carriere? Allora, il fatto che entrambi abbiamo avuto un successo abbastanza, diciamo, non improvviso, perché entrambi avevamo comunque un passato, no? Nonostante tutto, magari non conosciuto, però, però abbiamo dovuto in qualche modo reinventarci, passare dal gruppo, cioè dall'idea di gruppo al singolo. Abbiamo attraversato dei momenti in cui era difficile trovare un'identità. Insomma, abbiamo entrambi capito qual è il momento più bello e anche il momento più difficile di una carriera, no? Cioè, e quindi condividiamo questa cosa, che ogni volta che ci vediamo ci sentiamo un po' reduci, non so come dire, no? Certo. E il fatto che siamo ancora qui, questo è un altro grande segnale, no? Certo, che non ci avremmo scommesso sostanzialmente neanche un euro o mille lire, quando ci aveva il tempo prima. Un deca. Scusa. Scusami. Allora, Max Forever, It's Only. Sì. Un bel calendario, bello pieno. Sì, tour negli stadi, partiamo dal 9. Trieste. 9, quando dal è? 9, 9. 9, 9, giugno. 9 giugno, esatto. Oh, data 0, poi 19 di giugno Torino, 22 giugno Bologna, due date. Sì. Poi Roma 27 di giugno, 30 di giugno, 1 di luglio e 2 di luglio a Milano a San Siro, 9 luglio Messina, 13 luglio Bari. Sì. Quindi un bel giro negli stadi, che ripeto, per me è una grande soddisfazione, specialmente perché avviene a 56 anni, e stiamo progettando uno show completamente, cioè non completamente diverso, ma completamente nuovo rispetto a quelli che abbiamo fatto a San Siro la prima volta e l'anno scorso al Circo Max. Quindi insomma, venite perché è molto divertente. Lo show dura tipo 6 ore, no? Più o meno. Gli anni 883, su RTL 102.5 e 15.50 in the flight con Max Pezzali. Qui con noi in studio si parla degli anni per forza di cose, si parla però anche delle discoteche abbandonate, visto che è l'ultimo singolo di Max. Non ti abbiamo chiesto, in tutto questo viaggio all'interno anche della tua permanenza nelle discoteche, tu sì, quale tipo eri nella discoteca tra i vari stereotipi che ci possono allora, essere? Allora, ho interpretato tanti ruoli, cioè sono stato molto versatile come attore. Ecco, sono stato tanto uomo colonna, no? Cioè certo, la colonna portante, quello che ha appoggiato. Certo. E un po' perché gamba su appoggiata anche. No, appoggiato un po' di spalla, di spalla per okay, tenere un po' la cosa, perché era quando non sapevi cosa fare e dovevi solo studiare un po' la situazione, quindi o col gin tonic, che poi con sotto quelle lampade viola diventava fosforescente, no? Insieme alla forfora, e quello era un altro. Che schifo. Vi ricordate? No, qualcuno che c'era qua, che guardavi uno, che sembra faceva tutto il figo, poi ma vaffanbrodo, guarda che cosa. Quindi, e anche attenzione, una volta avendo avuto i capelli è capito, vabbè, comunque non è che sempre, vabbè. E poi a volte ho fatto anche quello che ballava, devo okay, dire, solo quando i pezzi lo richiedevano. Ma un ballo discreto, sai, tipo quello così un po' sul posto, sì, ballo un po', della un po' massonella. Sul po', però poi anche, no, lasciandomi anche un po' andare. Ah sì, tipo quando non c'era più niente da perdere, cioè nel senso che cerchi di mantenere un contegno, quando speri, poi quando vedi che ormai la serata sì, è in vacca, sì, è in vacca, chi se ne frega, allora lì poi via anche torso nudo se serve, no? Cioè, però è quella roba lì, perché in genere tieni il contegno quando ancora speri sì, di poter, no? E poi quando invece vedi no, che non ti si fila nessuno, allora vabbè, dai, liberi. Senti, avevi un cavallo di battaglia, una canzone che ti dava proprio, ti faceva scatenare quando la sentivi? Allora, ce n'erano tantissime. Allora, c'è stato un momento in cui fine anni 80, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, ciao, quella roba lì aveva, cioè tutto il mondo Stock Aitken e Waterman, no? Aveva, cioè quella roba lì, le Bananarama. E poi dopo una cosa che mi aveva ammazzato, che piaceva tantissimo, era What Is Love di Hathaway, quindi 93, che quella lì era una roba, era bellissimo, una cosa meravigliosa, quindi quelle lì, diciamo, però ricastla di tanta roba. Senti, ma hai insegnato al ragazzo che interpreta il tuo ruolo come si ballavano queste no cose? Quello invece
che non abbia mai come maestro. Se si deve calare nella parte, no, si deve calare. Sì, però anche è meglio che non mi faccia ridicolizzare, diciamo, in sai, speri sempre che certe cose siano passate in giudicato, certo, no? Sì, che sì, no, sì, invece, sì. No, però secondo me lui, studiando certi video miei del passato, perché io cerco di non guardare certe cose che ci sono di me su YouTube, ma ci sono cose anche dei festival bar in cui, cioè, erano belli imbarazzanti, diciamo. Diciamo così. Allora facciamo tutto il giro fatto bene. Abbiamo cominciato con le discoteche abbandonate e le risentiamo. Max Pezzali, su RTL 102.5, ancora qualche istante. Discoteche abbandonate, la nuova di Max Pezzali, solo in radio. Ah, per giusto. Ora, poi dopo il 26, giusto? Esatto. La troverete nei vari troverete canali. Radio per e YouTube. Ora, se la volete sentire, solo sulle radio. Meglio se RTL 102.5. Esatto. Beh, certo, che domande. No. Stavamo facendo tutto il viaggio delle discoteche abbandonate prima, con quello che significano, quello che è rimasto di loro. Forse è anche una questione, giusto per chiudere il discorso, di rivincita della provincia. Sì, anche secondo me. Cioè, quello era un modo per la provincia di essere protagonista. Non so come dire. Perché per tutta una serie di motivi le città non avevano a disposizione gli spazi che la provincia invece poteva, di cui la provincia poteva disporre. E allora diventava improvvisamente, cioè si invertiva il trend, cioè le auto invertivano la marcia, certo. Non andavano dalla provincia alla grande città, ma dalla città, no? Da Milano, così andavano nei locali verso Brescia, Piacenza, insomma era una cosa bellissima. Ed è nata poi una cultura completamente diversa, c'è un sacco di materiale, perché poi appunto facendo questo pezzo sono intrippato, tutto il materiale che si trova sulle varie piazze, su YouTube, le cose, cioè pensare che cos'è stato il Cosmic, no? Cioè che era un locale che faceva solo musica, una musica che veniva definita afro, ma non era afro nel senso di musica africana, era un'altra roba e che esiste solo sotto forma oggi di cassette registrate, certo. Cioè viene tramandata ancora con qualcuno le digitalizza, ma il repertorio, cioè si sono create delle sottoculture, delle microculture legate ad ogni singolo locale che erano pazzesche, e da lì poi è nato, pensate, cioè non so, Benny Benassi che poi vince il Grammy, non so come dire, cioè un vincitore di Grammy, sì, sì, sì. E suonava al Marabù di Reggio Emilia, non so come dire, no? Quindi come la provincia poi a un certo punto sia arrivata al centro del mondo e dell'universo. Si può andare avanti per anni, no, a parlare di questa roba, perché è interessantissima. Sì, sì, beh, tu hai citato Benny Benassi, ma sono tantissime altre noi di giochi, certo, che hanno dato la loro. Sì, la sì, hanno partecipato racconto, con il loro racconto al video che appunto si trova su YouTube di questa canzone. Il tutto ricordando un grande DJ come. Sì, un DJ, un amico, Claudio Coccoluto, che appunto non c'è più e che ha dedicato tanto tempo della sua vita a difendere questa cultura delle discoteche e a difenderla anche dagli attacchi che i media spesso rivolgevano, lo chiamavano sempre le stragi del sabato, stragi sera, del sabato, no? Sera, il locale, e lui sempre difendeva e spiegava che cosa fosse in realtà la cultura delle discoteche, e quindi lui è stato uno dei più grandi difensori di questa cultura e uno dei più grandi protagonisti a livello mondiale, credo. Assolutamente. Vi ricordiamo le date di Max Forever It's Only. Si comincia il 9 di giugno dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, poi proseguire Torino, Bologna, Bologna 2, quindi Roma, Milano, Milano, Milano 3, San Siro, e poi Messina e Bari per chiudere il sabato 13 di luglio 2024. Max, grazie per essere grazie stato con noi. Grazie infinite a voi davvero, grazie dell'ospitalità. Grazie Max, tutto grazie il meglio. Infinite.